cosa fa Trenitalia in UK? Trenitalia in UK, che sembra quasi un ossimoro, ma siamo entrati qui già nel 2017 perseguendo una linea strategica che prevedeva l'internazionalizzazione del gruppo FS e in particolare di Trenitalia in Europa. È stato forse il primo grande passo in cui siamo entrati in un paese per competere sul mercato. Dal 2017 gestiamo una linea di trasporto fra Londra e il South Essex che si chiama C2C, fondamentalmente un trasporto commuting, una tratta molto breve di 60 km ma su cui esercitiamo circa 400 treni al giorno. Poi nel 2019 il grande salto con la vittoria e l'assegnazione della gara di Avanti West Coast, che era la tradizionale Intercity West Coast gestita per 20 anni da Virgin, e quindi dopo 20 anni una nuova gara e in partnership con un partner locale, con First Group, abbiamo vinto la gara e quindi da inizio del 2019 gestiamo anche questo servizio. Possiamo dire che Trenitalia è anche un abilitatore di innovazione? Non c'è sviluppo, non c'è crescita senza innovazione in questo momento, quindi ovviamente come Trenitalia all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato perseguiamo questa linea, l'innovazione come un abilitatore delle nostre linee di crescita e di sviluppo, sottolineate recentemente giusto la settimana scorsa con l'annuncio del nuovo piano strategico di Ferrovie dello Stato, che prevede una grande massa di investimenti in particolare in Italia, i quali verranno supportati da innovazione. Abbiamo una funzione che si occupa di questo e che con contatti con università, enti di ricerca, incubatori, start-up come quelli di questa sera perseguono, supportano la crescita del gruppo in termini dimensionali.